Ciao ragazze e ciao ragazze, bentornati su Recensioni di Bellezza. Oggi sono qui per farvi vedere una proposta di base viso, una base viso a lunga tenuta adatta alle pelli miste, da miste, normali miste grasse, il cui protagonista è lui, il Vichy Dermablend Cover Matte. Quindi, se lo volete vedere in azione e vedere come ho realizzato questa base viso a lunga tenuta, non vi rimane che guardare il video. Ciao! Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi l'argomento di oggi è base viso estiva. E per chi come me non può fare a meno del fondotinta anche in estate, ci sono diverse soluzioni. Io oggi ve ne presento una, il cui protagonista è lui, il Dermablend Cover Matte. Se vi interessa vedere l'applicazione, rimanete in questo video. Allora ragazze, come vi dicevo, per chi come me non può fare a meno del fondotinta anche in estate, le soluzioni non sono poi tante. Allora c'è la BB Cream, chiaramente quella è una soluzione ottimale, ma come sappiamo la BB Cream ha una copertura molto blanda. Ci sono poi dei fondotinta anche ultra mattificanti, però comunque anche quelli hanno un certo peso, un certo, diciamo, si sentono sulla pelle. E poi ci sono i fondotinta in polvere minerale, in polvere compatta o in polvere libera. Io vi presento oggi il Dermablend Cover Matte, che è un prodotto della Vichy. Devo dire che io con questo prodotto diciamo, sono andata un po' a scatola chiusa perché non lo conoscevo e quindi l'ho voluto provare. Non è il primo prodotto fondotinta diciamo, in polvere che ho acquistato, perché è mia, diciamo, abitudine acquistarne di vari tipi. Dal momento che, avendo una pelle mista, mi trovo meglio con questo tipo di prodotto, che riesce a tenere sotto controllo le lucidità. Adesso vi presento che cosa c'è all'interno di questa scatola. Il prodotto si presenta in questo modo, quindi apparentemente può trarre in inganno e sembrare una comunissima cipria. Però voglio farvi vedere anche la differenza con un altro prodotto che ho qui, che è una cipria della Vegas. Sì, il pack è molto simile, perché parliamo appunto di un prodotto compatto all'interno appunto di questo packaging. Infatti, andandolo ad aprire, troviamo uno specchio che comunque è molto grande, e poi il prodotto vero e proprio. Sotto di esso c'è la sua spugnetta e chiaramente il vano che la contiene. Dunque, all'interno poi della confezione trovate questo libretto, e leggo direttamente dal libretto: fondotinta compatto in polvere, copertura elevata, SPF 25, adatto da pelle anormale a grassa. E adesso vi spiegherò il motivo. Effetto matte per 12 ore, riduce le imperfezioni e ha pigmenti 100% minerali. Arricchito con acido salicilico, gluconato di zinco e vitamina E. Dunque, è adatto chiaramente a una pelle sensibile ipoallergica, non è comedogeno. Quindi, come vedete, tante caratteristiche in un solo prodotto. Perché mi piace questo tipo di prodotto? Perché, avendo la pelle mista, in estate io non riesco a portare un normale fondotinta. Potrei affidarmi al mio fondotinta solito, ma in estate è praticamente inutilizzabile, perché la pelle chiaramente suda, anche la pelle del viso, e quindi diventa impossibile portarlo per tante ore. E un prodotto di questo tipo viene incontro alle esigenze come le mie, da pelle normale a pelle grasse, perché chiaramente ha bisogno di una, diciamo, di una pelle che viene ben idratata e nutrita. Quindi sicuramente dovrete mettere, per chi ha la pelle normale a mista, ma anche per chi volesse utilizzarlo avendo la pelle secca, deve comunque metterci una buona base idratante. Quindi, mentre per chi ha la pelle
grassa, la sua normale skincare e poi applicare questo prodotto. Questo prodotto dice che ha una copertura elevata, però io vi dico che esistono due modi per l'applicazione di questo prodotto. Una direttamente quella che abbiamo visto con il piumino, ma anche la stesura con un pennello. La differenza quale sarà? Che avremo due coperture diverse, più leggera con il pennello, più coprente con il piumino. Ok, ragazze, entriamo all'opera perché le cose da fare sono tante e vi voglio mostrare come io riesco ad applicare questo prodotto ed avere un buon effetto, una buona base viso che mi dà un effetto di copertura che mi soddisfa. Comunque, ragazze, la prima cosa che andiamo a fare è andare ad applicare il correttore. E purtroppo non ne posso fare a meno perché le occhiaie non verrebbero coperte, come non verrebbero coperte nemmeno queste macchie. Allora, la prima cosa che vado a fare è prendere un correttore e io in estate prediligo questi correttori qui della Vegas Cosmetics perché hanno veramente una copertura eccezionale. Questo è il color aranciato, che come vedete è molto cremoso. Questi correttori hanno, diciamo, la caratteristica di essere dei correttori con delle cere particolari all'interno che li rendono praticamente waterproof, quindi me li andate ad applicare e poi questi correttori non si muovono più, quindi potete andare anche a sudare, a bagnarvi il viso, ma i correttori non si muoveranno. Poi vado ad utilizzare il giallo per neutralizzare un pochino le macchie qui brune e le vado ad applicare proprio solo sulle macchie. Faccio anche un accenno di punto luce. Ora vediamo se l'ho portato. Con un pennello di questo tipo, quindi molto denso e tagliato in diagonale, vado a stendere il correttore perché voglio darne una copertura praticamente quasi totale. Quindi procedo in questo modo. La stessa cosa la potrei anche realizzare chiaramente con le mani, però con diciamo, con questo tipo di pennello mi sembra che viene un lavoro un pochino fatto meglio. Ok, ci siamo quasi. Quindi io sono andata a stenderlo praticamente solo dove ho le macchie. Se voi non avete questo tipo di problema, potete passare direttamente alla stesura del fondotinta. Io comunque questo è un passaggio che devo farlo in ogni caso, sia con un prodotto in crema che con un prodotto, diciamo, in punto. Vado a stendere il correttore aranciato. Prendo un correttore chiaro che deve andarmi chiaramente a neutralizzare il colore aranciato e in questo caso uso il Power Stay, il numero, vediamo se lo leggo, Golden Light, eccolo qui. Devo dire che è un correttore veramente a lunga tenuta.
qui dice 18 ore, comunque sicuramente un correttore a lunga tenuta e lo vado ad applicare solamente qui. Ho atteso qualche istante che il correttore si andasse a settare bene e ora lo vado a sfumare. Come vedete, vado a lavorare picchiettando, quindi sempre lo diciamo. Lo stesso tipo di consiglio vi do, non andate a tirare mai il correttore, ma picchiettatelo in maniera tale che riesca poi a come dire, ad adattarsi bene sulla pelle. E soprattutto a non creare le antistetiche rughette. Quindi, come vedete, sto utilizzando tutti i prodotti a lunga tenuta. Ora sfumo bene qui al ponte del naso i due correttori. Li vado a fissare con una cipria e la cipria, come vi ho fatto già vedere prima, è quella la Compact Powder della Vegas. È una cipria meravigliosa, ragazzi, veramente una cipria fantastica e è molto molto sottile e anche questa fa sì, vedete, è possibile anche effettuare l'effetto baking. Io è una polvere estremamente sottile che fa sì che si eviti che si formi l'effetto zampe di gallina sotto gli occhi. Però vi ho dato la dimostrazione che la cipria è un prodotto diverso dal fondotinta perché la cipria non ha il potere coprente che ha un fondotinta. Adesso vado a sfumare l'eccesso, quindi lo vado a togliere. Quindi questo sono i consigli che vi do per chi ha i miei problemi. Per chi invece non ha i miei problemi, passa direttamente alla stesura di questo. Allora, io oggi vi farò vedere come lo vado a stendere utilizzando una spugnetta. Allora, vado a caricare bene il prodotto, movimenti circolari, così anche il prodotto si va a scaldare. Potete utilizzare direttamente lo specchietto, io ho il mio, e incominciate a pressarlo. Come vedete è facilissimo perché io praticamente ho già finito. Adesso vado a completare il lavoro sulla fronte. Non dimenticatevi qui mai la base del collo. E adesso per un tocco, diciamo, più sfumato, in maniera tale che comunque abbiamo anche un effetto levigato, vado a prendere un pennellone, carico il prodotto e lo vado a distribuire con movimenti rotatori. Vedete? È andata addirittura a cancellare il colore delle mie labbra. Le mie labbra sono abbastanza colorate.
Vi direi che potete notare che la correzione anche delle macchie è avvenuta veramente molto molto bene e ha un bellissimo effetto matte. Ora io vado a completare il tutto completando appunto la base viso andando a correggere la forma delle sopracciglia, un po' di blush e un po' di rossetto. A tra poco. Qua ragazzi, con make-up base viso finita, quindi ho utilizzato tutti i prodotti a lunga tenuta, quindi che comunque in estate ci garantiscono la tenuta del make-up. Se vogliamo andare a completare quindi questo e diciamo e fissare un pochino la base viso, possiamo utilizzare dell'acqua di rose o un fissativo per il make-up. Semplicemente andandolo a spruzzare un pochino sopra, anche l'effetto sarà sicuramente molto piacevole. Quindi, questo è un fondotinta che a me sta piacendo moltissimo. Ho fatto qualche giorno fa un articolo delle 7 motivazioni per cui scegliere 7, 8, non mi ricordo. Comunque credo 7, 8 motivazioni per cui scegliere questo fondotinta compatto. E che dire ragazze, se lo provate fatemelo sapere, io vi lascio il link dell'articolo in descrizione, vi lascerò anche il link su dove acquistarlo nel caso voleste andarlo ad acquistare, c'è anche la mia vetrina Facebook, quindi potete anche acquistarlo direttamente dalla vetrina della mia pagina. Io e il Cover Matte vi salutiamo e speriamo insomma che questa proposta di base viso estiva mi sia piaciuta. A presto, ciao ciao!